La Guardia di Finanza Aretina in festa per il 248esimo anniversario della fondazione del Corpo. La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza delle massime autorità militari e civili, dando anche l'occasione di fare un bilancio dell'attività, dall'impegno durante i momenti più difficili della pandemia alle attività di contrasto dei reati finanziari di questo post-Covid. Quest'anno e anche l'anno scorso abbiamo profuso le migliori energie nella lotta all'evasione fiscale, soprattutto alle frodi fiscali, quelle più pervicaci, fiscalità internazionale, ma ci siamo anche riversati sull'obiettivo della tutela della spesa pubblica. Pensiamo agli incentivi che sono stati erogati dal governo per sopperire alle problematiche economiche degli operatori commerciali e di tutti i cittadini, comprese le famiglie. La sfida è importante, soprattutto riguarderà quella più avvincente, quella della tutela dei fondi che verranno erogati per il PNRR. Nel 2021 e nei primi 5 mesi del 2022 le Fiamme Gialle hanno eseguito 260 interventi ispettivi e 1053 indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico e sociale. Sono stati così scoperti 104 evasori totali e 145 lavoratori in nero. Al termine delle indagini di polizia giudiziaria in materia di reati fiscali sono stati poi denunciati 77 soggetti, di cui 3 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati e confiscati per reati fiscali è di 11 milioni e mezzo di euro. 8 invece casi di evasione fiscale internazionale scoperti. Non è poi mancata l'attenzione della finanza aretina ai cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza. Nell'anno scorso e in quest'anno abbiamo fatto un accurato monitoraggio. Questo ci ha portato ad appuntare l'attenzione per dare un dato su 155 posizioni, 132 sono irregolari, ben l'85%. Andiamo avanti e sono convinto che riusciremo ancora a individuare altre posizioni irregolari. I reparti operativi della finanza hanno anche effettuato 89 interventi e sottoposto a sequestro oltre 25.000 prodotti industriali contraffatti, 10.000 le mascherine e dispositivi di protezione individuale sequestrati nel pieno della crisi sanitaria. Inoltre, nel contrasto dello spaccio alle sostanze stupefacenti sono stati 35 gli interventi effettuati che hanno consentito di sequestrare circa 500 kg di varie droghe. Alla base c'è una forte cooperazione con gli altri paesi e soprattutto grazie ai nostri esperti fiscali. Ricordo che abbiamo esperti fiscali che costituiscono un network su 75 paesi e anche l'ambito che riguarda la lotta agli stupefacenti rientra tra gli oggetti di attenzione. Infine, adesso è alta l'attenzione rivolta ai bonus edilizi. Al momento sono al vaglio alcune attività per cui non è possibile disvelare ancora nulla, ma consideri che quello dei bonus edilizi è un fenomeno esteso che riguarda inevitabilmente tutto il territorio nazionale e che prevede l'inserimento di tante figure, società, persone fisiche che, approfittando di particolari procedure telematiche, hanno beneficiato di milioni e milioni, direi miliardi, se guardiamo al bilancio della Guardia di Finanza, di erogazioni.